Allora, eccoci alla prima lezione su per quanto riguarda gli intervalli. Come troverete, come vedrete nel PDF allegato, ho messo tutta la spiegazione di cosa sono gli intervalli, come si calcolano, i loro nomi, eccetera, eccetera. Quindi, riassumendo brevemente, l'intervallo in musica è la distanza tra due note, espresse in semitoni, sono fondamentali per tutti i generi musicali, per tutta la musica, poiché appunto tutta la musica si basa sulle distanze delle note, perché una nota presa singolarmente, non, con una nota singola non ci puoi creare una melodia o un'armonia precisa, e quindi tutta la musica si basa su una successione di, appunto, di suoni diversi, di intervalli, di note diverse, che possono essere melodici, quindi suonati di seguito, o armonici, suonati contemporaneamente. Abbiamo visto che possono essere all'interno di un'ottava o superiori, ma quello è tutto nella parte appunto che ho messo nel PDF. Quindi, perché studiare gli intervalli? Capire le sonorità e fare degli esempi per imparare un determinato intervallo è fondamentale per molti aspetti della musica, e studiare bene questo argomento vi tornerà utile qualsiasi cosa farete musicalmente. Io il consiglio che do sempre e che penso sia un ottimo esercizio è quello di associare un brano famoso, una colonna sonora piuttosto che un riff, qualsiasi cosa appunto famoso, che abbia all'inizio o all'interno del brano un determinato intervallo. Cosa significa questo? Significa che se io ho in mente, ad esempio, ora poi vi farò degli esempi comunque più precisi, se ho in mente una determinata canzone molto famosa che mi rimane, scusate, mi rimane molto in testa, e so che parte con una quinta, automaticamente quando sentirò una quinta ben suonata, comunque ben definita, appunto la riconoscerò perché mi è entrato in testa il suono che ha una quinta, appunto. Il primo intervallo che esamineremo l'ho inserito tra gli intervalli, ma non è un intervallo, che è l'unisono, che è semplicemente sono due note identiche. Quindi faccio un esempio banalissimo: su Tanti auguri si inizia proprio con due do, questo è un unisono. Il secondo intervallo è quello di, come avete visto, si chiama seconda minore, che ha un semitono di distanza, quindi sto parlando di seconda minore ascendente. Gli intervalli possono essere ascendenti e discendenti. Ascendente è quando l'intervallo si misura dalla nota più grave. In questo caso vi faccio un esempio: la sigla e la colonna sonora del film Lo Squalo, che parte da Mi, ho fatto in Mi, non ricordo la tonalità, Mi, Fa, e questa è una seconda minore, distante appunto un semitono. Un altro esempio che possiamo fare invece con una melodia cantata è Is She Lovely di Stevie Wonder, che fa più o meno, ripeto, le tonalità non le ricordo, però la melodia.
inizia con una seconda minore ascendente, in questo caso io ho suonato un sol diesis, un la naturale, oppure White Christmas, più conosciuta in Italia Bianco Natale, che all'inizio fa I'm dreaming of a white. Mi fa mi. Quindi si sente benissimo questo semitono iniziale della melodia. La seconda maggiore invece è due semitoni di distanza dalla nota più grave. Il primo esempio che mi viene in mente è Fra Martino, che inizia appunto con una seconda maggiore. Non so se l'avete sentito, la seconda nota. Fra Martino. Fa sol. Un tono e quindi seconda maggiore. Oppure. Silent Night. Scusatemi, un pessimo cantato. Comunque dovrebbe eccetera, eccetera. Autumn Leaves, per chi conosce un po' più i brani, diciamo, tra virgolette, jazz, l'inizio. Sol La. Ancora una seconda maggiore. Passiamo a terza minore. La terza minore, vediamo. Imagine di John Lennon nel ritornello, dice appunto Imagine all the people. Scusate, me. La prima successione, il primo intervallo, una terza minore. Imagine all. In questo caso la do. Oppure la famosissima, come si chiamava? Scusate, Seven Nation Army, qualcosa del genere, più famosa come po 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 po. È diventato un po' un inno. Sarebbe questo, e inizia appunto con fatta in mi minore, quindi mi sol terza minore. Invece la terza maggiore è distante due toni dalla nota più grave, e il primo esempio che mi viene in mente è When the Saint. When the Saint go marching in, qualcosa del genere il titolo. In Do inizia con appunto Do Mi, che è una terza maggiore. No, da. L'inizio di What a Wonderful World di Armstrong. I see a dream of green. Sempre in Do, Do Mi Fa, eccetera, eccetera. Andiamo avanti e si arriva alla quarta giusta, definita quarta giusta perché, come vedrete, ogni intervallo si può alterare, quando invece è, diciamo, semplice, si dice giusta. Quindi la quarta non può essere minore o maggiore, ma può essere giusta, diminuita o aumentata. Detta anche quarta diesis, quarta bemolle. Comunque, quarta giusta, un esempio che a me sta particolarmente a cuore, che appunto mi consente di riconoscere al volo questo intervallo, è Amazing Grace, bellissimo brano popolare, che fa così.
Amazing Grace, eccetera, eccetera. Parte con una quarta, che in questo caso è Re Sol. Re Sol, quarta giusta. Ma ce ne sono milioni con la quarta. Vediamo. Ad esempio, Europa di Santana, brano per chitarristi. Proprio la prima frase di chitarra parte con una quarta. Parto dal Sol. Sol Do. Una quarta giusta. Oppure con te partirò. Anche qui re, sol, fa, la, sol. La quarta aumentata è appunto uno di quegli intervalli alterati. Molte volte si fa l'esempio della sigla dei Simpson, anche se in realtà qui non c'è un vero e proprio intervallo di quarta aumentata, perché la prima nota, se non ricordo male, è un fa. E l'intervallo di quarta diesis è tra la prima e la terza nota della melodia, quindi c'è questa quarta diesis, detto anche tritono, e poi vedremo più avanti nelle prossime lezioni che è una melodia costruita sulla scala Lidia, e quindi alla quarta appunto aumentata. Oppure Maria dal film West Side Story. Maria, Maria, Do fa diesis, eccetera. La quinta giusta, stesso discorso appunto della quarta. Quinta non può essere minore o maggiore, si dice giusta, diminuita, aumentata, diesis, eccetera. Mi viene in mente un brano che è stato poi adattato per una sigla, per una canzoncina per bambini molto carina, che in realtà è un brano, è una melodia francese del 1700 qualcosa, che poi riprese Mozart, ascoltatelo perché è molto bello, nelle 12 variazioni in do della melodia appunto francese, che si chiama Twinkle Twinkle Little Star. Non so se il titolo preciso originale è questo, ma comunque è diventata famosa poi ai tempi moderni per appunto la canzoncina Twinkle Twinkle. Primo intervallo da Do, Sol, quindi una quinta giusta. Oppure, come mai degli 883, non so se ve la ricordate, come mai, ma chi inizia, fa do do. Per fare questo e via dicendo, appunto anche qui una quinta giusta. La sesta minore o quinta diesis, però in questo caso è più corretto chiamarla sesta minore, un po' vedremo la differenza tra i due intervalli, che in realtà sono la stessa nota, però hanno due nomi diversi. La sesta minore, appunto ascendente, io l'associo sempre a un brano molto bello, interpretato da Giorgia, che è E poi, che inizia con un bellissimo intervallo minore, appunto di sesta, proprio nel cantato, quando dice E poi, scusate di nuovo il mio di cantato, Giorgia, perdonami, poi, e poi. Il primo è un Si Sol, quindi Si Sol è una sesta minore. E poi, oppure
Vecchio frac di Modugno, lo ricordate? Giunta mezzanotte, giunta mezzanotte, si spengono. Anche qui, in questo caso ho fatto re si bemolle, quindi ancora una volta in sesta minore. Sentite la sonorità proprio di questo intervallo molto, a mio avviso, malinconico. Perfetto, appunto, nel brano di Modugno. Il consiglio che vi do è sempre quello, appunto, di immagazzinare la sonorità che ha un intervallo. Questo è fondamentale. La sesta maggiore, non so se vi ricordate la sigla de, come si dice, quando facevano i trailer, non so se fanno tuttora i trailer dei film in uscita al cinema, c'era sempre questo brano famosissimo standard jazz che è Take the Train di Duke Ellington, che fa così. Sicuramente questa melodia molti di voi la conosceranno perché è stata trasmessa in televisione un miliardo di volte. E all'inizio è una sesta maggiore, il primo intervallo. In questo caso la fa diesis. Ascoltate l'originale perché è veramente molto carino questo brano, pure classico. My Way era Sinatra, non mi ricordo più. Inizia con do, la, do, la, and now, proprio è ripetuta questa sesta maggiore che è una caratteristica proprio della melodia e quindi si riconosce subito. La settima minore è un intervallo. La settima può essere maggiore, minore, diminuita o anche volendo aumentata, quindi per ora lasciamo perdere, e la settima minore dista due semitoni dall'ottava, quindi sol, la settima minore è fa naturale, e ben viene in mente la melodia di un brano che amo particolarmente di Mina, che è grande grande, sei grande grande grande, eccetera, e inizia con una settima minore, per l'appunto, che dice con te dovrò combattere, qualcos'altro. Inizia con sol fa naturale o un'altra famosissima, Perdere l'amore, il ritornello di Massimo Ranieri, quando dice appunto perdere l'amore, quella sesta è una settima, scusate, minore, e fa così, vediamo in do, forse è in do proprio originale, mi sembra, non lo so, settima minore, perdere l'amore quando si fa, in do, appunto, do si bemolle settima minore. Anche questo è un ottimo esempio, questa melodia la conoscono tutti. La settima maggiore è un semitono di distanza dall'ottava e una melodia che ho particolarmente a cuore è quella del brano di Norah Jones, Don't Know Why, diciamo jazz, ma chiamiamolo soft, molto soft, bellissimo brano.
dei primi anni 2000, credo, che inizia con una settima maggiore ascendente. I will still, qualcosa del genere. E la prima nota, questo sono quasi sicuro che il brano è in si bemolle, parte proprio con si bemolle la naturale. Oh no, l'ottava è la stessa nota, appunto un'ottava sopra, quindi vediamo, primo E. Mi viene in mente Somewhere Home, Somewhere Over the Rainbow. Vabbè, lasciamo perdere il mio cantato. Si passa agli intervalli discendenti, quindi poi vedrete il trucchetto per capire la differenza, diciamo, tra una seconda minore discendente e ascendente. Tutto spiegato nel PDF. Comunque, discendente, chi non conosce, forse avrete già intuito di cosa parlo. Scusate, ma ricordo più. Per Elisa e Beethoven inizia in questa seconda minore discendente ripetuta. Oppure se non sbaglio, il ritornello di We Are the Champions, The Queen. We are the champions. Inizia con, appunto, il ritornello inizia con una seconda minore discendente, quindi Fa Mi. La seconda maggiore discendente la possiamo associare al brano di un mio mito personale, Gino Paoli, che è Senza fine. Vediamo se mi ricordo. Senza fine. Senza fine. Seconda maggiore discendente, perché Sol fa naturale. La terza minore discendente, vi vado su Beatles, per gli amanti dei Beatles, è un classico esempio di minore, è Jude. Ehi, June, do la naturale. Questo vi deve rimanere in testa per forza, perché è uno dei brani più famosi del mondo. E la terza invece maggiore, discendente, mi viene in mente, si torna ancora una volta nel jazz. Sì, diciamo, sì, si può contestualizzare il jazz. Summertime, standard famosissimo. Summertime. Si bemolle. Quarta giusta discendente, ancora uno standard che mi è venuto in mente sul momento, è All of Me. Il primo intervallo è una quarta discendente, quindi fatto do sol. La quarta invece aumentata di discendente, non so se vi ricordate Tar Back Omen di Stephen Schwartz, scusate la pronuncia, che faceva così. Tar Back Omen.
con questa bellissima quarta aumentata discendente, la quinta giusta discendente è Feelings di Morris Albert, che faceva più o meno Feelings, quinta giusta. La sesta minore, quella bellissima che dicevamo prima, è discendente, se vi ricordate il brano di Renzo Arbore, Grazie dei fiori bis, inizia il ritornello, inizia con una sesta minore discendente. Grazie dei fiori, do mi, do naturale, mi naturale, quindi sesta minore. La sesta maggiore discendente si può associare al brano tradizionale, che ora il titolo dico un po' inglese a modo mio, che è Nobody Knows the Trouble I've Seen. Spero di averlo detto giusto, che mi viene in mente una versione gospel bellissima che inizia con Nobody, ascoltate perché è veramente bello. Inizio questa sesta maggiore, Nobody, che in questo caso è in Do mi bemolle. La settima minore discendente si può associare invece a un brano di Herbie Hancock, che sicuramente gli amanti del funk e dintorni conosceranno, che è Watermelon Man. Inizia con un mi bemolle, se non ricordo male. Sì. Mi bemolle fa naturale, quindi settima minore discendente. La settima maggiore, non so se vi ricordate il bellissimo brano di Colporte, che poi è reso famosissimo da una versione cantata da Ella Fitzgerald, che faceva I love, mamma mia, mi sono stonato, comunque I love you. Primo intervallo, questa bellissima settima maggiore discendente. L'ottava discendente, poi lo stesso discorso dell'ottava ascendente, quindi la stessa nota, un'ottava sotto. Abbronzatissima di Vianello. Cercate comunque di trovare voi degli esempi, che può essere divertente, vi aiuta a conoscere le melodie e soprattutto appunto a riconoscere gli intervalli e le loro sonorità. Nel prossimo video andiamo a vedere come si studiano, quali sono gli esercizi da fare per studiare gli intervalli e poi come metterli in pratica, quindi quello che avete studiato, come poterlo poi mettere davvero in pratica per la vostra musica, per creare delle linee. Vedremo tutto nei prossimi video. Allora, adesso invece andiamo a vedere quali sono gli esercizi più utili, più indicati per lo studio degli intervalli. Allora, innanzitutto per chi magari non ha mai fatto questo tipo di esercizi, consiglio di partire nell'ambito di un'ottava, poi passare oltre dopo. Quindi prendiamo una scala di riferimento, ad esempio, senza partire sempre da questo maledetto che io odio, Do maggiore, ma andiamo ad esempio
in La maggiore. Come si può appunto studiare un determinato intervallo? Prendiamo l'intervallo di terza. Considerando le note della scala maggiore di La, poi ci sarà anche il corso, i video dove spiegherò per bene tutte le scale, come si costruiscono, eccetera. E comunque la scala di La maggiore è composta da La, Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis e La. Se io la suono per terze, viene fuori questo. Ho fatto La, Do diesis, Si, Re. Noterete che ci sono terze maggiori e terze minori all'interno della scala. Io posso farla, oltre a farla per ora all'interno di un'ottava sola, però posso farla con diverse diteggiature. Questo è fondamentale per lo studio della tastiera del basso. Quindi, se io mi limitassi sempre a fare la classica posizione che io chiamo del dito medio, che si inizia con questo, mi abituerò troppo con questo automatismo. Che praticamente posso iniziare sempre in questo modo qualsiasi cosa, che sia una scala, un arpeggio e quant'altro. Questo mi limiterà però quando io dovrò poi fare musica, improvvisare, se non conosco anche tutta la parte, diciamo in orizzontale, comunque tutta l'estensione della tastiera, sarò limitato a questa parte invece della tastiera. Quindi, primo esercizio, fare lo stesso esercizio, scusate la ripetizione, però cambiando diteggiatura, ad esempio partendo dal mignolo. Oppure partendo dall'indice. Vedete, le note, gli intervalli sono identici, però cambio e poi mixare un po' il tutto. Partire magari qui. Si possono fare su una corda, oppure su due corde. Posso anche, fondamentale, diciamo, intervallare l'ascendente col discendente, che vedrebbe questo. Quindi se ho fatto uno ascendente, l'altro discendente, oppure tutti discendenti. Oppure il primo discendente. Una volta che ho fatto questo, ovviamente in tutte le tonalità, su tutte le scale, perché io ho preso per esempio la scala maggiore di La, ma potevo usare una minore armonica. Il concetto è identico. Una volta che avete studiato tanto all'interno di un'ottava, con le varie posizioni, appunto, cambiando la disposizione ascendente, discendente, tutto quello che abbiamo detto, possiamo andare anche all'ottava superiore, quindi arrivare come obiettivo, facciamo conto, facciamo un altro esempio, sempre in La. Darsi l'obiettivo della a due ottave sopra, non una sola, quindi. Sono arrivato all'ottava e posso fare, come si diceva prima, in diversi
chiamiamoli percorsi della tastiera. Quindi cambio sempre appunto questo percorso, chiamiamolo così, Questi esercizi posso fare con tutti gli intervalli, quindi ora io ho fatto l'esempio delle terze, però prendiamo una sesta, sempre in La maggiore per ora. Stessa cosa, posso cambiare diteggiature. Posso invertire appunto partire discendente. Scusate. E via dicendo. Posso farli su altre scale. Quindi potete inventarvi milioni di esercizi, ovviamente in base all'estensione del vostro strumento. Quindi chi ha quattro corde sarà un po' limitato, ad esempio, sulle seste, le settime, perché dopo un po' le note sono finite. Chi invece ha un basso 5 o 6 corde ha più possibilità, più estensione, quindi appunto più possibilità. Però anche noi che usiamo classico quattro corde, possiamo fare milioni di esercizi in tutti i modi, tutto utile. Posso fare anche, ad esempio, le settime, sempre sulla scala della maggiore. E via dicendo. Questi sono tutti esercizi che vi torneranno utili quando poi costruirete voi delle melodie o dei groove, dei fill o delle semplici frasi musicali, dove utilizzando una sequenza di questi intervalli potete creare le cose vostre, e lo vedremo nel prossimo video. Come mettere in pratica tutto quello che abbiamo visto e studiato finora? Inizialmente usando dei semplici tappeti, quindi un accordo solo, e vediamo cosa possiamo fare. Questo è un Mi maggiore. Prendendo una semplicissima base, con un accordo appunto maggiore, intanto sentiamo la sonorità che ha questo. Allegra, e prendiamo un intervallo, partiamo dalla terza, ad esempio, e proviamo a costruirci qualcosa invece di fare appunto degli esercizi meccanici e ripetitivi. Se io vario la durata delle note, la disposizione, la dinamica, le posizioni, l'ottave e quant'altro, a quel punto non è più un esercizio, ma è musica. Vediamo qualche esempio. Mi maggiore, quindi. Thank you.
Una prova con le quarte. L'altro consiglio che vi do è alternare le sequenze intervallari, quindi le pattern, a delle linee più chiamiamole dirette, più melodiche. Qualche frase su un Mi minore invece. Sentite, cambia totalmente il sound dell'accordo. Vediamo le terze. Troverete tutto insieme al PDF, anche tutte le backing tracks, e su tutte le tonalità, tutti gli accordi, quindi potete scaricare tutto gratuitamente. Vi chiedo solo